chiamato Ospedale Pascale. In Campania, grande attenzione alle diagnosi per il carcinoma polmonare, dove si completano più di 700 diagnosi l'anno e 11.000 accessi per terapie in day hospital. A conferma dell'ottimo lavoro svolto dagli specialisti dell'Istituto Nazionale Pascale, il fatto che la rete oncologica internazionale ha inserito il presidio tra i primi 50 al mondo. Arriva a Napoli un nuovissimo treno. È di fabbricazione spagnola ed è stato consegnato a Napoli il primo treno CAF per la metropolitana EAV. Servirà la linea Piscino-Laversa, centro gestita da EAV, e rientra nell'ambito della produzione e della fornitura di 10 nuovi treni e 6 casse per un importo di circa 100 milioni di euro, di cui circa 60 milioni dai fondi PNRR 2021-2026. Boom di turisti a Napoli e in Campania. Il Sud Italia nel 2022 ha attirato 5 milioni di visitatori. Il dato emerge dal report Svimez, che evidenzia il risultato di Napoli, l'unica città del meridione in cui nel 2022 i turisti stranieri sono stati più degli italiani. La Campania risulta la prima regione del mezzogiorno, con il 22% di arrivi, e batte la Puglia, la Sicilia e la Sardegna, che si attestano al 20%, al 19% e al 18%. De Laurentiis in Corona De Luca. All'Unione Industriale, in una sala gremita di imprenditori, presieduto da Costanzo Iannotti Pecci, durante la presentazione del suo libro Nonostante il PD, il presidente De Luca ha incassato un netto assist per il suo terzo mandato in regione da Aurelio De Laurentiis. Emozionante intesa tra Fedez e De Luca. Inaspettata attestazione di amicizia tra il noto influencer Fedez e il presidente De Luca durante la registrazione del podcast Muschio Selvaggio con Marrakesh. Hai affrontato il tumore da vero uomo, ti voglio bene, ha esordito a sorpresa il presidente, commuovendo Fedez, che a sua volta ha ricambiato lo stesso sentimento.